Comunicazioni, interrogazioni, interpellanze, mozioni. Non mi ricordo se all'inizio mi è scappato di ringraziare Rita Verratti per il ruolo che ha assunto come responsabile del gruppo della Protezione Civile di Castello d'Argine. Forse mi era scappato, grazie Rita. Vi dico, sapete, avete ricevuto l'invito per l'inaugurazione di sabato. Tra l'altro per l'inaugurazione del municipio saranno presenti diverse autorità, avete visto la Presidente della Provincia, il Prefetto di Bologna e il Presidente della Regione. Quindi, insomma, onorati di avere la loro presenza e questo accade anche perché comunque, nonostante tutto e nonostante i tempi, siamo il primo municipio originale che riprende le proprie funzioni. Prima dell'inaugurazione del municipio, se vuoi dire Davide, ci sarà l'inaugurazione della biblioteca e anche l'intitolazione della biblioteca e del teatro. Anche, abbiamo tenuto tutto alla fine, nel senso anche il teatro, se vi ricordate, fra l'altro era stato inagibile ed è stato risistemato, ma soprattutto poi con il trasloco presso il comune la biblioteca riprende le proprie funzioni. Credo che Franca e Angelo abbiano tirato un sospiro di sollievo. E siano ben contenti. Chiedo se ci sono. Ovviamente siete tutti invitati a partecipare. Elena Fagioli. No, in merito proprio all'inaugurazione del teatro e della biblioteca, volevo dire che intanto avrei avuto piacere di non imparare per strada i nuovi nomi sia della biblioteca che del teatro, che secondo me non mi sembrava poi necessario cambiare. In più, quindi. Non c'è stata questa magari anche comunicazione, voglio dire, anche solo una mail, dice, guarda, abbiamo pensato questa cosa, va bene, la scelta è vostra. Devo solamente dire che il teatro Casa del Popolo, pur riprendendo il vecchio nome della struttura, non mi sembra una gran scelta per il nostro teatro comunale. Non Cristiana posso che Vaccari. appoggiare Elena Fagioli nella sua osservazione. Anch'io ho appreso dell'intitolazione del teatro e della biblioteca su Facebook perché mi è arrivato un invito di quell'invito, una condivisione insomma, dell'evento e personalmente immaginavo, non sapevo neanche fosse in ipotesi l'intitolazione sia del teatro che della biblioteca. Ma per quello che riguardava il teatro in particolare, immaginavo un qualche personaggio, magari anche locale, che abbia avuto una carriera in campo artistico. Personalmente avevo pensato a Raul Grassilli, ma quello è un pensiero personale che era legato ad Argile, l'origine era argilese ed era intervenuto anche nella riapertura del teatro. Gratuitamente e con un intervento, secondo me, da ricordare. Penso che un nome di questo tipo possa creare, come dire, qualche solletico, qualche disturbo, qualche sassolino nella scarpa, soprattutto a vecchie generazioni, e che potesse essere ricordato con già Casa del Popolo. Posto che io niente ho contro le attività anche di parte che possono essere fatte nel tempo, mi dispiacciono i ghigni che vengono fatti in questo momento come se fosse una questione di, non so, di spina nel fianco personale. Così non è che credo di poter andare al di là di queste cose, non mi sembra una scelta di buon gusto. Penso che non sia così, perché credo che un luogo della comunità. Se è luogo pubblico, cosa pubblica, debba poter far riconoscere tutte le persone, non creare divisioni in generazioni che ancora forse queste divisioni le sentono forti per esperienze vissute personalmente. Nell'insieme mi sa un po' di spartizione alla Don Camillo e Peppone, però insomma, prendo atto e riceverò volentieri i volantini e le locandine delle varie attività. Davide. Va bene, allora,
Ok, solo una questione di risparmio energetico. Va bene, accolgo la critica costruttiva, ecco, la leggo in questo senso, ho sentito le esposizioni, mi sembrano valide, soprattutto diciamo per quanto riguarda la mancata condivisione da questo punto di vista. Forse sì, effettivamente anche condividere il percorso che ha portato alla decisione avrebbe magari consentito una migliore comprensione delle motivazioni. La scelta è derivata da un superamento anche del concetto di Don Camillo Peppone, di quanto che per quanto diciamo buffo, in realtà da un certo punto di vista conteneva anche degli elementi ideologici magari mancati in questa sede, ma soprattutto il superamento avviene in questo senso. E devo dire che forse ingenuamente o forse da troppo lontano da quelle generazioni che avevano vissuto sulla pelle forti contrasti, immaginavo più ripercussioni sulla scelta di Raffaele Orsi per la biblioteca comunale, in quanto diciamo un personaggio non appartenente come figura a una figura di dipendente pubblico in questo senso, ma strettamente legata alla sua presenza parrocchiale. Ma entrambe, come dicevo prima, entrambe le scelte ricadevano su quello che era un senso di costruzione degli elementi costitutivi della cultura argilese. Raffaele Orsi, pur restando all'interno della comunità parrocchiale, le testimonianze ci dicono che ha sempre operato per la collettività senza discriminare nessuno, anzi favorendo fortemente la diffusione della lettura e della cultura in generale. La Casa del Popolo, che si chiama così con l'articolo davanti, almeno si chiamerà così finché qualcuno non deciderà diversamente, perché insomma appendiamo poi una targa che è costata in tutto credo 50 euro, se dovesse essere cambiata venitele a chiedere a Davide Ori, ve li dà volentieri, ecco. Ma stava a rimarcare il concetto originario, che era quello che i luoghi non nascono dal nulla. Se Castello d'Argile ha una struttura adibita a teatro comunale, c'è un motivo, c'è stata una volontà popolare e fortemente condivisa. Altri comuni che vengono citati spesso quando facciamo i confronti tra i bilanci comunali, penso ad Argelato, un teatro non ce l'ha, penso a San Giorgio, un teatro non ce l'ha, San Pietro non ce l'ha, c'è il teatro parrocchiale molto, molto forte. E invece Castello d'Argile, per quanto sia rimasto ai confini quasi diciamo della grande società dei tempi, ha un teatro comunale, e questo non è un caso. Non è un caso perché migliaia di cittadini argilesi organizzati in cooperative e circoli di lavoro, tra cui tra l'altro c'era anche una cooperativa, la cosiddetta Lega Femminile, che non era associata, diciamo, dal punto di vista lavorativo, era semplicemente un circolo di donne che tra l'altro ricordo ai tempi non avevano diritti politici perché non votavano e quindi non partecipavano così attivamente alla vita pubblica, hanno
tirato fuori dalle loro tasche e quindi si sono anche tolti il pane di bocca per poter costruire questo posto che è rimasto, adesso nello statuto ricordo l'obiettivo che mi ha sempre colpito particolarmente, l'obiettivo del locale era quello di ottenere l'onesto ed economico divertimento per le classi, insomma per il popolo. È rimasto un luogo di divertimento e di cultura aperto a tutti. L'unico requisito era quello di poter era quello di risiedere a Castello d'Argile perché era fortemente identificato con il territorio e in questo senso si voleva anche diciamo distinguere dai teatri del circondario. Il teatro di Pieve di Cento era diciamo finanziato dal mecenatismo dei signori pievesi che se lo tenevano per loro. Tra l'altro il teatro di Pieve di Cento non aveva la classica piccionaia che era il luogo dove le classi più popolari potevano fruire della cultura e così diciamo la scelta era quella di rimarcare questo sacrificio perché forse il rischio dal mio punto di vista è quello che le nuove generazioni al contrario incomincino a dare troppe cose per scontato, cioè diventa un diritto e non un privilegio avere un teatro, avere una biblioteca, avere dei servizi pubblici e quindi l'interesse di rimarcare questa accezione era molto forte. Questa adesso penso ho perso anche un po' il filo. Sì, però io non aprirei una discussione, dico la verità. No, ma non lo leggo. Cristiano. No, tanto di cappello a chi si prodiga nei vari ambiti e mette a disposizione il proprio tempo per realizzare delle strutture o delle organizzazioni di intrattenimento, di cultura, di socializzazione. Io non sto mettendo in discussione questo. Quello è uno spazio che sicuramente è stato dato dalla collaborazione, dalla passione e dalla dedizione di tante persone. Io non metto in discussione quello. Però dico che nel tempo, però, se questo è un bene del comune, a servizio della comunità, di ogni genere, di ogni appartenenza, insomma, è perché è stato acquistato dal comune ed è proprietà comunale. Sarebbe per me, come, anche se la sede è diversa ed è istituzionale, come se in una sede municipale si desse un nome connotato. Secondo me invece è necessario che chiunque ci si possa riconoscere o quantomeno non riconoscere qualcosa di distante da sé che possa mettere in imbarazzo. E io questa cosa la colgo in generazioni magari che teniamo poco in considerazione adesso perché tanto stanno lentamente andandosene, ma ci sono e le esperienze sono diverse. C'è anche una famiglia varia dove ci sono tante persone con tante storie diverse anche in contrasto tra loro, però io questa sensibilità credo di averla e penso che la cosa pubblica sia cosa pubblica. Poi, ripeto, apprezzabile tutto ciò che è stato fatto nel tempo. Non critico questo, non vorrei essere fraintesa. Accolgo l'invito del sindaco a essere sintetico, però credo che lo si debba dire, non fosse altro perché diciamo a volte si ricevono anche delle sollecitazioni che magari su queste cose sono dai parte dei cittadini più sentite, più forti di altri, quindi è anche giusto portarle sul tavolo del Consiglio Comunale. Io personalmente non ho nessun problema. Lo devo dire, io personalmente non ho nessun problema, io ci andavo anche al bar lì, anche se mio papà mi chiedeva, in Duiste non sarei mica andato al Crale? Ma io ci andavo, c'avevo un mio amico che si chiamava Marco Mattioli, che abitava lì sopra, eravamo sempre stati molto amici e ci muovevamo con una certa libertà. Già la mia generazione questo tipo di problema non ce l'ha, quindi io non ho istintivamente un rifiuto a questa cosa qua, però la generazione già un po' più avanti della nostra ha invece, secondo me, non vissuto molto bene questa cosa, perché l'intitolazione con quel nome della Casa del Popolo rievoca delle cose, diciamo così, passate, antiche, però non ha il sapore della tradizione condivisa.
è un elemento fortemente identificativo per qualcuno e divisivo per altri. E questo secondo me è lo sbaglio di opportunità che è stato fatto. E poi io capisco il tema della memoria, capisco il tema, poi lo so bene, non è per dire, io me lo sono trovato comperato dal sindaco prima di me e l'ho fatto il teatro, che tra parentesi anche qui in consiglio comunale molti non avrebbero neanche voluto recuperarlo a teatro. Okay. Quindi è proprio solo il dire, ma forse è stata una scelta inopportuna, eccoci, è una cosa grave? No, è una cosa scandalosa? Qualcuno la potrà vedere così, io non la vedo così. Dico solo che in quegli spazi lì forse puntare su elementi che siano più condivisi, che siano percepiti come patrimonio comune, forse è la scelta giusta, sarebbe la scelta giusta. Ecco. Qui è stata fatta una scelta diversa, con delle motivazioni sicuramente anche nobili, sane così, però gli effetti sulla gente, su parte della gente, sono stati questi. Ecco. Chiedo anche a te di essere brevissimo. Sarò brevissimo. Io sinceramente, quando mi è stato detto da Davide, sono stato molto contento, perché penso che il nome originario delle cose è una cosa di cui non bisogna avere paura, e porto un esempio molto semplice: l'Aula Magna dell'Università di Bologna si chiama Santa Lucia e non penso che nessun anticlericale si trovi in difficoltà, perché è rimasto il nome della Chiesa. È il nome originario, è il nome storico, è nato così. È bello ricordarlo storicamente, specie in un momento in cui credo che occorra superare delle cose che oramai sono superate materialmente da un pezzo, per cui far diventare storici dei nomi che invece una volta erano attuali, casomai motivo di divisione. Bene, grazie Marco. No, volevo dirti che io poi riporto un po' quella che è anche la voce del popolo, insomma. Io prima non ho fatto il nome di Raffaele Orsi perché non conosco la persona e non mi piace poi neanche fare delle critiche, però molti che hanno vissuto la persona o il periodo, al di là, bravissima persona, ho sentito insomma tutto quanto, però non sempre, cioè era monodirezionale la questione e va anche bene comunque, però molti si lamentano di questo, insomma, del suo elargire educazione, ecco, o cultura, come dicevi tu. Però va bene, insomma, io mi ero un po' lamentata della poca condivisione di questa cosa, e che comunque io confermo che non sono d'accordo sulle scelte. Bene, a chiusura comunque rinnovo l'invito per tutti, sabato partecipate a tutte le inaugurazioni. Grazie, la seduta è tolta.